Ciao a tutti, mi chiamo Irene Basci, mi sono laureata in architettura, ma da sempre sono una grande appassionata di tutto ciò che è creatività allo stato puro. Ho avuto la possibilità, grazie a Polydesign, di partecipare insieme a Carmela e Flavia ad un evento esclusivo davvero interessante, lo Zero Design Festival, durante il quale Red Bull ha chiesto a noi e a quattro studi di design milanesi di realizzare un progetto fuori dai soliti schemi. Red Bull era pronta a presentarsi sul mercato con Red, una nuova bevanda pensata per Milano e i suoi aperitivi. Entriamo in gioco noi per provare a dare una mano a Red e soddisfare la sua richiesta. Progettare un bicchiere adatto a contenerla per soddisfare tutti e cinque i sensi, perché bisognava andare oltre quello che era il semplice concetto di Red Bull, che come tutti voi conoscete e come tutti noi conoscevamo fino a quel momento è Red Bull ti mette le ali. Bisognava fare questo sforzo in più, no? Di creatività e mettersi in gioco con qualcosa che probabilmente fino a quel momento ancora nessuno aveva fatto. Quindi pensare a un binomio tra l'oggetto e il contenitore. Ci siamo trovate in una full immersion di 3 giorni, veramente veramente impegnativa, in cui il brainstorming era praticamente il filo conduttore di tutto l'evento, ed eravamo all'interno proprio di questa vetrina, no? In cui la gente poteva passare, interagire con noi. È stato anche veramente bizzarro, no? Però è stato veramente entusiasmante trovarsi a confronto con persone che fino a quel momento non conoscevamo, trovarci anche al centro dell'attenzione di questo evento, che comunque aveva un risalto notevole, perché Red Bull ha investito sulle capacità di tutti noi al fine di appunto produrre poi un bicchiere da mettere in produzione. Quindi una 3 giorni che doveva portare veramente a un prodotto poi finale. Le mie colleghe vi spiegheranno meglio quello che è stato poi il nostro concept, no? Ma banalmente dalla ricerca, tra virgolette, storica di quella che può essere la tipologia di bicchiere d'aperitivo, fino ad arrivare al vero e proprio concept che ci ha consentito di sviluppare un'idea e di portare avanti il nostro progetto. È passato qualche anno, ma il ricordo è ancora bello vivido. Avevamo Red Bull, tanta tanta Red Bull, avevamo una bowl piena di caramelline colorate, Flare ricorda bene, pile e pile di notepad e matitine del Poli e tanta carica energia da spaccare tutto. Energia e carica in grado di spaccare tutto, perfino il bicchiere, questo doveva essere il nostro concept. Abbiamo quindi iniziato a buttare giù un po' di schizzi pensando a come l'energia del liquido potesse trasferirsi sulla superficie del bicchiere e lasciare il segno. Quindi abbiamo pensato al pugno, all'esplosione ed infine la crepa. La crepa doveva essere il nostro segno. E come fare in modo che questo segno grafico interagisse con il liquido, con la Red Bull? Questo doveva essere il nostro obiettivo, questa doveva essere la nostra sfida. Abbiamo pensato a diversi tipi di prototipo che avrebbero potuto rendere l'effetto e dare forza all'idea. Inizialmente ci eravamo concentrati su una realizzazione in vetro composta da due livelli, nel quale il liquido si andasse ad insinuare come in un labirinto. Questa soluzione però non ci soddisfaceva, non ci convinceva, ma soprattutto non soddisfaceva né i costi di produzione né la praticità di utilizzo, in quanto la pulizia del bicchiere sarebbe risultata molto difficoltosa e nel contesto dell'aperitivo, dove i tempi sono molto serrati, non sarebbe stato un punto positivo. In più, il liquido con questa soluzione risultava insinuarsi più che crepare il bicchiere come noi volevamo. Abbiamo optato quindi per una soluzione più semplice e più efficace, utilizzare cioè un comune tumbler da long drink e giocare con la satinatura. Questo ci permetteva innanzitutto di avere un'ottima facilità di messa in produzione, fondamentale per Red Bull e per i suoi grandi numeri, e poi di giocare sull'effetto sorpresa. Il concept di rompenza e reazione della materia al liquido, sarebbe stato ancora più forte se all'apparenza il bicchiere fosse stato un normale bicchiere, un comune bicchiere di sempre. Eccoci quindi al risultato finale, il classico tumbler di vetro, satinato con il disegno della crepa invece lasciato lucido. Quando il bicchiere viene tenuto ghiacciato nel freezer dal bartender, risulterà completamente bianco opaco ricoperto dalla brina, mascherando così il contrasto satinato lucido e non, ed apparendo quindi intatto.
momento in cui il bartender verserà Red Bull, la magia prenderà vita e la forza del liquido spaccherà visivamente il bicchiere, come se sotto la potenza della bevanda fosse andato in frantumi in mille pezzi. Abbiamo voluto quindi, diciamo, sottolineare, mettere in evidenza proprio questo aspetto, l'aspetto della forza della bevanda e dell'energy drink, quindi energia allo stato puro, un energy drink che addirittura arriva a spaccare un bicchiere, più energy drink di così. Per concludere, vogliamo dire che indipendentemente da tutto, questo è stato un progetto che, se non altro, ha spaccato. Grazie.